auguro che veramente intanto si faccia polizia con i funzionari, perché è inutile prendere un funzionario da Napoli e portarlo al comune quando questo stesso funzionario ha fatto anche l'assessore precedentemente, non è, noi ci capiamo bene, vero amico mio, non è riuscito a fare il suo dovere di amministratore, come poteva fare bene il suo dovere di dirigente? Cioè, c'è una corruzione tale tra politica, funzionari, sono tutti parenti tra loro, si dividono la torta, se la sono divisa così bene che ci hanno portato a 78 milioni di euro, 87 milioni di debiti, pensate come se la sono divisa. Allora sono arrabbiatissimo e spero soltanto che non si presenti nessuno degli uscenti per moralità, se hanno un pizzico di coscienza morale, nessuno di questi si deve candidare. Se si candida, io andrò nelle famiglie a dire: se li votate siete collusi e siete ladri siete con loro. E mi auguro invece che ci siano persone per bene, persone oneste, come diceva Mazzini, da bene, che prendano in mano la situazione e veramente ci aiutino ad uscire da questo disastro. Grazie, grazie a tutti. Il dottore Corcione ha evidenziato bene quelle che saranno le conseguenze per noi altri cittadini. Se possibile, se lei ci può rispondere, vorrei sapere quali potrebbero essere le conseguenze penali per quelli che hanno determinato se succede se o emozio che hanno fatto. Si danno le mani tranquilli e contenti, ci hanno lasciato nei guai e se ne vanno a casa. Come, al di là della faccia tosta eventualmente di ripresentarsi, come dicevano, mi piacerebbe sapere com'è la legge. Chiedo scusa, non quello di noi, no? Beh, voglio dire, questi qua se la passeranno liscia? Finalmente parlare. Allora, la risposta al dottor Corcione, aggiungo una domanda per quella di Don Salvatore. La commissione ha l'obbligo o non lo ha di trasmettere gli atti in procura per queste vicende? Dottor Corcione, prego. Allora, le domande sono connesse, ovviamente. Ricorderete che qualche anno fa è stato depenalizzato il falso in bilancio. Comunque era. Ma che stai dicendo? Ma che c'è di farsi bilancio? Ma stiamo scherzando? Chiedo scusa, ora qua ci sono degli organi. Ma quasi di cosa ha risotto lei? Le diamo subito la parola, anzi, la ringrazio. Il commissario. No, fa parlare prima il dottore. Il commissario era tenuto a approvare gli atti. Non era tenuto a fare altro. Il suo mandato. E questo ha fatto. Ovviamente qui non c'è nessun danno. È stata una cattiva amministrazione, questo è quello, ma non c'è nessun danno. Il sistema, diciamo, la struttura democratica italiana. Prego? Il cittadino ha di suo voto il potere di determinare coloro che amministrano le finanze comunali. Se coloro che sono stati eletti amministrano e sbagliano, sostanzialmente, evidentemente non meritavano, o probabilmente la responsabilità era di coloro che avevano deciso. Questa è tutta una serie di possibilità in questo. Però il cittadino ha la possibilità di valersi con tutto. Ho sbagliato, non credo più di scelto qualcuno più competente, più capace, più bravo, più che abbia più spirito di servizio. Mi spiego. Il sistema democratico
fosse arrivato. Sono il dottor Nicola Napolitano. Sono stato. Ma non solo abbiamo un'intervista. Dunque, dicevo, sono stato già revisore dei conti del comune di Nola negli anni dal 1997 al 2000. Sono stato consigliere comunale dal 2004 al 2009. È una piccola parentesi di un anno e mezzo nel 2012-2013. Dunque, io non armato, io tra l'altro sono dottore commerciale e sono revisore dei conti in diversi comuni, ho diverse esperienze. La disamina che ha fatto il dottore Corcione, ovviamente io mi sento non del tutto, ma quasi. Cioè, intanto, come dire, la Bibbia di questa faccenda è questa delibera del commissario con il potere del consiglio numero 21 del 22/2/2019. Ci sono elementi così evidenti che il dottore probabilmente, non lo so per quale motivo, se non voglio mettere, come dire, dire che lui artatamente ha voluto fare questo, non ci da penso ma da immaginare, ma credo che ci sia molto buona fede in qualche errore. È un errore evidente, così evidente, 87 milioni, ma scherziamo. Il dottore che fa in questa disamina? Prende i residui passivi, che già in realtà tecnicamente sono i crediti e debiti, no, attivi e passivi, e i 50.211, leggendo qui il bilancio, non è che lo dico io, li somma all'avanzo. Cioè già vengono ricompresi nell'avanzo per differenza, perché il disavanzo, viene, confluiscono tutti i residui attivi e passivi, anche i debiti. Il dottore li somma. Ma dico, ma stiamo scherzando, dottor Cosciore? Possiamo fare qualche esempio? Ma dobbiamo andare un'altra volta a scuola? Facciamo qualche esempio, per favore, se no non capiamo. Ma lei, io ho avuto il piacere, ringrazio pubblicamente a Raffaele Napolitano, che ci dà la possibilità di capire cosa succede in città. L'ho ascoltato quando me è stato nella, diciamo, alla chiesa di Santi Apostoli. Va bene. Oggi ho colto ancora l'invito di buon Raffaele, che ha sollecitato a partecipare, ma noi vogliamo partecipare, non è che, diciamo, io come cittadino ovviamente, non è che mi piace la politica, sono in politica, però voglio dire, prima come... Ma l'errore, questo è uno degli errori. Allora, diciamo come stanno i fatti quali sono? Allora, quando il dottore dice la prima domanda, l'ho detto, i debiti dei 50 milioni deve togliere da quella relazione, uno. Due, i debiti praticamente fuori bilancio vanno corretti negli importi, perché nel frattempo il dottore sa meglio di me, o se non lo sa, chiariamoci, che questo è il bilancio 2017, ma già stiamo nel 2019, già abbiamo il 2018 dei migliori dati. Il dottore deve praticamente leggere in dinamismo la situazione, non staticamente. Cioè, quello che loro hanno fatto e hanno detto in un modo pure attardato, perché c'è un fondo, si chiama fondo praticamente dei crediti di dubbia esigibilità. Che cos'è? Non è un debito, assolutamente non è un debito. Che cos'è? La legge dice: se tu praticamente sai di riscuotere, certo, perché è legittimo riscuotere, certo. Per esempio, faccio un esempio banale: l'IMU, io devo riscuotere, certo, perché ho le ragioni del credito di riscuotere, certo. Allora il buon ragioniere del comune che fa? Accetta, dice effettivamente devo riscuotere, certo. Però ti dice la legge: guarda, che tu devi essere un po' più cauto. Attenzione, io dico una legge, decreto legislativo
118 del 2012, allegato 4.33, con un metodo, tu devi calcolare questa incassa, questa certezza di reddito, questo accertamento in base agli incassi degli ultimi 5 anni. Quindi devi fare una media. Invece il ragioniere fatture, questo lo dico e me ne assumere le responsabilità, poiché evidentemente lui non ha mai in vita sua visto tanti residui attivi, perché probabilmente è un ragioniere che vede altre realtà, si è spaventato. Io lo capisco, perché analizzare 70-80 milioni attivi, 70-80 milioni passivi, ci vuole tempo, ci vogliono risorse, perché devi andare a riprosere degli altri. Quindi probabilmente hai fatto una cosa maccheronicamente. Diciamo, prendiamo questi dal 2012, praticamente dal 2007, prendiamo in blocco e mettiamo in questo fondo, facciamo la rettifica e andiamo in disavanzo. Per un popolo di non tecnici, cominciando da chi ne sta parlando, la situazione quindi sembrerebbe meno grave di quello che abbiamo messo in caso. Prego. Grazie ai nostri contatti e grazie anche ai miei contatti che sono riuscito a fare gli anni. Allora, la commissione di stabilità, quella che deve giudicare questo, va bene, innanzitutto lei che questo è il Vangelo. Cioè, praticamente la commissaria prefettizia è venuta qua e io sono la migliore, perché io sono il commissario prefettizia, mi chiamo il miglior ragioniere del mondo e faccio, e questa è la mia. Questa è una proposta, va analizzata punto per punto, la devono analizzare questi della commissione. Nella commissione ci sono degli esperti, non gente qualunque, tra cui è uno che conosco, il mio professore Delfino, che verrà a Roma praticamente il 16 aprile. Per ragioni professionali. E lì cioè, ci sono fior di professori che analizzeranno questo dolore. Dopodiché che succede? Che loro, punto per punto, vedranno tutto. E io sono sicuro che praticamente qualcosa di bello accadrà, cioè nel senso che si accorgeranno pure loro di cosa sia successo. Intanto non è che avviene subito, ci vorrà del tempo. Quindi probabilmente faremo le elezioni tranquillamente e fortunatamente la legge consentirà a chi andrà di procedere a una rimodulazione. Cioè che si dice, prendi questo documento, vai a vedere punto per punto e probabilmente accorgerà che c'è qualche errore, fortunatamente. Cioè questi commissari per me prima se ne vanno è meglio, è perché è vero che ci sono delle responsabilità da tutti, però è pur vero che questi hanno prodotto dei danni, ma ve ne dico una, scusatemi, ma è possibile? No, uno non finisce, non si scaturisce, ma questi vengono, annullano praticamente i provvedimenti del personale, giusto perché la legge dice che tu devi vedere la pianta organica, va bene, fanno la pianta organica, va bene. Prima di fare tutto questo annullano praticamente i concorsi, in particolare il cosiddetto 110 dirigenti. Va bene, li facciamo una prova, facciamo se non gli stessi. Ok, allora il commissario fa sempre gli stessi, no? Se li faceva il politico di Torre Napolitano, a medicina, la stessa gente, eccetera, eccetera. Vabbè, andiamo avanti per continuità, bla bla bla. Che fanno? Presentano questo documento, annullano tutti i concorsi. Ma e dicono, è la diretta. Non dovete fare assunzione dal 2019 in poi, ma scusate, ma voi venite qua, vi rendete conto dell'organizzazione? Noi stiamo inguaiati per effetto di che cosa? Ma per effetto di che cosa? Del personale sto parlando, cioè dirigenti che vanno purtroppo per la sanità se ne vanno, per altre motivazioni, cioè il personale da 250 sta 170, cioè vi rendete conto che fate i provvedimenti? A dire poco capestre, la legge. Ringrazio e eventualmente daremo la parola di nuovo dopo, grazie per il suo intervento particolarmente importante. Nicole, la legge. Allora, è stata chiamata direttamente in campo il dottore Cosciome, abbiamo un signore che può intervenire, la signora lì, però un istante di replica perché il dottor Cosciome è stato chiamato.
al pensiero del dottor Napolitano. Grazie. Io ringrazio il dottor Napolitano per la possibilità di puntualizzare certi aspetti. Allora, lei, dottore, senza voler fare polemica, però la questione è stata aperta, è stata posta e la dobbiamo approfondire. Ha descritto un quadro quasi indietro. No, è così, lei lo sa bene, non è così. Cosa proprio io? Siamo noi, certo. Cioè,
Ho capito, ma voglio dire, io non sono uno che fa politica, né uno che fa amministrazione. Io sono semplicemente un cittadino che volevo capire in questa sede se effettivamente, perché lei mi dice che è opinabile quello che ha detto la commissaria, e siamo d'accordo, poi tutto è opinabile. Ma alla fine il fatto concreto è le tasse aumentano. E allora anche se è opinabile, noi diciamo siamo l'ortolano. Grazie, signor Felice. Signora, poi dopo avremo la possibilità di rifare sia il dottor Napolitano a ce la può capire. Prego, signora. Raffaella Davino, moglie di Caliendo Antonio, amministratore. Comunque, non c'entra niente. Prego. Qui da ignorante, siccome sentivo, no, gli altri è vero, non è vero, il dottore mi ha risposto che non avete fatto di corso, giustamente, no? E quindi ero stata soddisfatta in quello che volevo dire. Però io voglio aggiungere un'altra cosa. Chi controlla chi? Io questo non l'ho mai capito. Chiamiamo i commissari, vengono a controllare, non fanno bene. Siamo con i politici, dovrebbero controllare, non controllano. Mi dite, signori, da qualcuno mi spiega questo meccanismo, come funziona da un po' di tempo a questa parte? Come mai non si controlla? Allora dobbiamo controllare noi. Allora ragazzi, dobbiamo fare un bel comitato di controllori. Non i politici. Perché non è possibile che si vada su un comune con le carte in regola, nel senso dottore, commercialista, sono preso, sono quell'altro, funzionario, e non faccio il mio dovere. Mi leggo il giornale. Scusate, quante volte sono andata al comune di Nolo, ho trovato tutti i funzionari che si leggono il giornale. Fanno colazione, eh? E non hanno tempo per i cittadini. Le risposte, quando devono dare qualche risposta al cittadino che chiede una qualsiasi situazione, passa il tempo o ti passano da un ufficio all'altro e nessuno sa degli altri. C'è uno scollegamento totale. Allora, signori, che si chiama? Ma che è acqua calda questa? Ma che è? Sta frittata, deve finire. Dobbiamo essere seri. E cittadini, prima noi quando andiamo a votare onesti e sinceri, eppure quelli che si propongono di non essere onesti e sinceri. Ma voglio dire, chi ha il coraggio di andare in questa situazione a fare la magistratura? Io no. Gli stessi che praticamente io no. Però vorrei qualcuno che veramente mi chiesa ancora la situazione, altrimenti, scusate, faremo sempre le stesse cose. Grazie. Il prossimo dicembre
si discuterà una causa importantissima per il Comune di Roma, di un progetto di finanza, noi, di un progetto di finanza per il quale il Comune di Roma è stato chiamato a rispondere per 11 milioni di euro. E questi qua non ci stanno, è vero? Ma perché è sta sentenza? Io ti sto dicendo. Ma ci sta la sentenza? Io ti ho detto. Non parlare al vivo, non è solo. Io ti sto dicendo. Il prossimo 11 di aprile ci sta quest'altra lunghezza. Ora speriamo che il Consiglio di Stato non ci dia dopo, perché se ci dà dopo, ai crediti si aggiungerà un altro 15 di ora. Ma per dire solamente qualche, quando il dottore Nicola Velarità, un ottimo tecnico, perché io lo conosco, però probabilmente il dottor Velarità non ha letto probabilmente tutta la documentazione, perché il dottore Velarità si è dimenticato di che nel passaggio di consegne al commissario prefettizio, durante diciamo, l'avvio del commissariamento, sulla cassa del Comune di Roma c'era €1,20. È un fatto tecnico. Ma è un fatto tecnico. Non dire le bugie. Ma scusa, ma Nicola, resta il fatto che il saldo sul risalto è di 1,20. Scusa, 22 milioni. Se vuoi ti porto la schermata, ma prescinde da cosa, a me dispiace, no, che quando si dicono delle cose che una parola che è stata usata anche a noi, questo non è il Vangelo, sicuramente non è il Vangelo, perché il Vangelo è uno, ci mancherebbe, ma quello è certo, anche i dati possono anche essere diciamo artefatti. Sicuramente, probabilmente, sicuramente, però dico, così come diceva la signora, ma perché i consiglieri comunali, l'ex sindaco, l'ex assessore, i partiti, i movimenti non hanno prodotto o avviato un concorso? Ma nell'interesse di tutti quanti noi, nell'interesse della città, nell'interesse della politica, nell'interesse dei consiglieri comunali, della dignità dei consiglieri comunali, della moralità dell'intera città di Roma, ma perché non lo fanno? Perché non l'hanno fatto e perché non lo... quando vinceremo, quando andremo là sopra, riequilibreremo tutto, ritorno. Ma che c'è da riequilibrare? Tu hai parlato dei residui attivi, ma tu sai che il Comune di Roma si portava fra i residui attivi 3 milioni di euro, pari con cittadini, 3 milioni di euro, si portava fra i residui attivi 3 milioni di euro che provenivano, che erano stati impegnati per la costruzione dell'ex carcere. L'ex carcere non si fa esattamente da 15 anni. Si portavano 3 milioni di euro fra i residui passivi e i residui attivi. E sapete quei 3 milioni di euro nel 2008 a che cosa erano destinati? Alla costruzione dell'ex 48. La giunta Biancardi che cosa ha fatto? Ha detto a noi: l'ex 48 non ce ne importa più. Con cui che cosa è stato fatto? È stato fatto anche, diciamo, uno spezzatino sul patrimonio comunale. Mentre noi avevamo ipotizzato di fare una vendita fra l'ex Stavello, i fondi, diciamo, di nostra proprietà del terreno, con l'acquisizione dell'ex 48, sul quale avevamo anche 3 milioni di euro, la giunta Biancardi ha detto no, questo non ci interessa, ma vediamo un pochettino come vanno le cose, e mo che cosa succede? Che noi dobbiamo vendere anche i terreni e le proprietà del Comune di Roma per ripianare i debiti che ci sono. Il dottore Corcione ha esposto la questione economica. I 50 milioni di debiti di funzionamento sono esattamente i debiti che il Comune di Nola ha verso i fornitori. Il disavanzo è una cosa, il disavanzo strutturale è una cosa, i debiti di funzionamento di cosa sono altre cose. E ti dico di più, che il debito, sì, hai ragione, ma lui ha fatto un'esposizione. Ti dico di più su quanto, per quanto riguarda il personale, ricordo. Questo è bene che lo sappiate tutto, perché la verità è sta scritto negli atti e il Ministero degli Interni l'ha già approvato. Il commissario, quando ha approvato il rendiconto, diciamo, finanziario del Comune, purtroppo ha dovuto inviare la documentazione al Ministero e alla Corte dei Conti.
Stato sa bene che già con la legge finanziaria del 2016, quando non il saldo positivo, il saldo del rendiconto non è positivo, ci sono una serie di sanzioni. Lo prevede l'articolo 1,475, dal comma 475 al comma 478. Quali sono le sanzioni? No, questo è importante perché il dottore Nicola Navarra ha detto infatti importante. Quali sono le sanzioni? La legge dice che quando il pareggio si sfora il bilancio, si sfora il bilancio, ci sono queste sanzioni, non si possono fare assunzioni a qualsiasi titolo, a tempo determinato, a tempo determinato, a collaborazione, non si possono fare, non si possono fare. Ora il rendiconto finanziario 2017 è stata approvata a novembre del 2017, quindi la commissaria necessariamente ha dovuto annullare, revocare tutti i concorsi di Tinere e ovviamente anche perché l'ha approvata a novembre. Ti dico di più, Nicola, vatti a leggere la dotazione, la revisione della dotazione organica. La segretaria, allora leggi la pagina 4, la commissaria dice, richiama questo dato e dice guardate che la giunta Biancardi nel 2018 ha fatto pure 12 assunzioni, oh, ha fatto pure 12 assunzioni e sai perché non sono state possibili revocarle? Poi non manda a me esami le 12 famiglie. Nicola, allora Nicola, tu che stai dicendo? Ma questa è la legge, vatti a guardare gli atti, amico mio. Allora queste cose bisogna dirle con estrema chiarezza. E vi dico di più, che nel 2018 Biancardi, quando ha fatto le assunzioni entro giugno, ha anticipato sul bilancio 2018 anche assunzioni che dovevano avvenire nel 2019. Ma questa è la materia che lo dici, Felino, ma perché si è arretrata proprio di parecchio. Vabbè, è vero che il bilancio è autorizzato, però prima di fare le assunzioni aspettare la parte e sai benissimo che ha fatto. Ma che state dicendo? Che la verità è che su questo comune. Ma quale verità stai dicendo? Su questo comune sono state fatte schifezze enormi. E allora non vale questa tecnica di dire quando andiamo noi. Nicola, guarda che l'altro è stata quando provata. Andiamo noi Nicola, sono state approvate le nuove rette per la refezione per la Sio Nido. O non lo sai, Nicola? Lo so, felice, lo so. Grillo. Perché non fare proprio il dissesto finanziario e scaricare un buono di queste problematiche al Ministero degli Interni? Perché la cosa diventa un po' più complicata. È vero che i politici non sono che non detto, ma gli c'è chi è quale sulle sofferenze delle discussioni degli enti locali,
questo, state tranquilli, non ci piove, stanno tutti muoiono, tutti, perché incassare i soldi delle tasse e delle imposte locali è una delle problematiche che io vivo tutti i giorni. Michele, però anche farsi pagare delle cose è complicato. È la stessa cosa, si compiti dei soldi non le fanno, tesoro mio. Va bene, e questo è il problema. Quindi è chiaro che ci sono delle sofferenze in tutti i bilanci degli enti locali, che per l'incasso del danaro è una delle cose proprio complicatissime, anche perché gli strumenti non sono all'altezza, gli uffici competenti in queste materie sono completamente sforniti, come giustamente aveva fatto rilevare lei. La domanda che mi ponevo io ascoltando anche un po' la problematica dei residui attivi e passivi era questa: perché non vi hanno dato il dissesto finanziario, visto che la commissaria li ha potuti, e scaricare tutte queste problematiche al Ministero dell'Interno, arriva la commissione, se c'è la commissione, ripartiamo da zero. È molto più sì. Grazie. Grazie, signor prima di dare la parola al dottor Napolitano, che certamente lo farà parte, c'è qualcun altro che vuole prendere la parola? Prego, due persone. Devo pregare entrambi, venite da me, venga, venga, si accomoda. Dottor Corcione, lei vuole di nuovo ripartire con la cosa? Va bene, prego, presentarsi. Cambiano le generazioni e non è giusto scaricare sui giovani le colpe dei vecchi e le colpe dei genitori che ricadono sui figli, e non è giusto ripianare sempre il debito degli amministratori in quanto gli elettori non riescono a giudicarli, perché quindi si ripresentano e si presentano come se stesso all'inizio. Allora, io mi chiedo, è possibile che la Corte dei Conti ripeta questo piano di disavanzo e per cui arriviamo tra qualche anno, quello che diceva il Signore, alla realizzazione del dissesto? Perché se ho capito bene, il piano di disavanzo che avviene per i prossimi 4 anni, il Comune di Novara deve pagare più di 3 milioni all'anno solo per questo piano. Se verrà rivisto il piano e ridotto da 20 a 10, allora diventeranno 6 i milioni di euro annuali. E considerando che il bilancio di spese correnti, se ho capito bene, a Nora è intorno ai 36-37 milioni di euro, siamo al 25% già di negatività di partenza. E allora, io come diceva il signore precedente, non è meglio il caso che si dichiari già adesso il dissesto, è una massa di binomio perché viene un commissario liquidatore e perlomeno la prossima amministrazione per lei comincerà da zero e avrà più spazio. Grazie, grazie dottor Napolitano per il tutto. Credo, signore, qualcun altro che ha indicato a lei, sì, mi perdoni, avete un cavolo in camera. Venga, si accomodi un attimo. Signor Giuseppe Lange, dunque
da quantomeno della chiesa del Condicio. La seconda cosa che volevo dire è io non voglio fare attacchi a dove sono, nel senso che ho fatto giurisprudenza, quindi sono abituato al contraddittorio. Una delle prime cose che ci insegnano il diritto amministrativo, come è stato ricordato prima, è che l'attuale testo unico degli enti locali si basa sul principio di separazione tra organo politico e organo amministrativo. Mi dispiace dire che purtroppo, è un mio personalissimo parere, trovo quantomeno grave che lei è stato prima, che lei sia stato prima revisore del comune, poi contemporaneamente, cioè successivamente, mi scusi, anche perché ci sarebbe stata incompatibilità, organo politico. Il sistema delle cosiddette, lei è stato assessore del consiglio comunale, capito bene? C'entra, perché il sistema delle parti girevoli garantisce appunto che nel giro di poco tempo, insomma, di fatto venga a mancare il contorno, ci siano magari delle contaminazioni. Che a me ci dici 2 anni. Non vuol dire niente, comunque c'è una contaminazione tra il contorno politico e il contorno amministrativo. Ci ho detto, io intervengo a nome di una generazione che purtroppo l'aspettativa di vita è un dato di fatto, sarà quella che in questi 20 anni di riequilibrio si risolvirà tutti. Sarà una generazione che appunto sarà costretta, per chi purtroppo è costretto a rimanere in questo territorio, perché io fortunatamente, grazie ai sacrifici dei miei genitori, se domani dovessi decidere di andarmene da un'altra parte, sto già studiando per andare da un'altra parte, o comunque ho gli strumenti per andarmene. Ci sono tanti miei coetanei che purtroppo non hanno la possibilità di andarsene e quindi assisteranno, vedranno un paese, una città, anzi perché non volendo volendo, una città che diventerà più vecchia, più impreparata ad affrontare il futuro, a cominciare dall'amministrazione. La nostra amministrazione, inteso proprio appunto come impiegato, proprio perché c'è stato nel frattempo il blocco dei concorsi, c'è stato il blocco del turnover, sarà un'amministrazione vecchia, carente di organico, incapace di utilizzare gli strumenti, si diceva prima appunto, che dovrebbero permettere ad esempio di implementare l'utilizzo del digitale e non del cartaceo. Ancora oggi, se voi andate alla sede centrale del Comune di Piazzolla, non c'è un sistema di comunicazione tra il protocollo centrale e il protocollo centrale. Vuol dire che se voi andate a fare una richiesta a Piazzolla, vengo proprio a carte servizi. Mi faccia parlare. Appunto, e poi ci arriviamo, questo è molto grave. Un momento, facciamo che